Buongiorno, allora, nuovo vlog. Sinceramente non volevo farlo, ma dato che oggi mi arriva un pacco e volevo farvelo vedere prima di utilizzarli, allora ho detto, vabbè, ok, faccio vlog, così almeno vi faccio vedere ovviamente tutto quello che ho acquistato, cioè tutto per modo di dire quello che mi arriva, poi dopo le altre cose le farò vedere in un video a parte dello shopping. Per cui sto aspettando il corriere che è GLS, in teoria mi dovrebbe arrivare verso le 2:30-3. Adesso sono le 13:38, io devo ancora mangiare, per cui. Allora, sinceramente, quando piove io non faccio mai niente e non esco di casa. Ma dato che è spuntato un po' di sole, perché è da quasi 3 settimane che piove qua da me, allora ho deciso che forse faremo qualcosina, andremo da qualche parte, o nei negozi, o non lo so, da qualche parte, così faccio questo vlog e riprendo un po'. Vediamo un po' che cosa verrà fuori, dato che volevo farlo durare di, cioè meno. Allora, oggi è venerdì, io pubblico domani alle 5 il video, per cui dovrei farlo durare pochissimo questo video, così riesco domani alle 5 a caricarlo. Per cui niente, aspetto il corriere, io sto montando altri video, perché ne ho fatti parecchi in questa settimana, per cui ne sto montando tantissimi e vado avanti a finire di montare. Ovviamente non ve li faccio vedere, perché se no vi spoilerò i video nuovi, per cui non voglio farlo e non ve li faccio vedere, sarà una sorpresa. E niente, prima aspetto il corriere e poi vi faccio vedere sia quel pacco che mi arriva sia quello che ho comprato già. Perché avevo intenzione di fare un po' di cose, ma non so se riuscirò a registrare. Comunque niente. Vediamo come andrà a finire questo vlog. E niente, continuo. Semmai ci vediamo dopo. Perché non ho... Almeno era avanzata la pasta l'altra volta, sottovuoto e non ho. l'hai messa bollente. E prima era fredda. Vabbè, sono le 3:30, mangio tardi, ma chi se ne frega. Allora, cioè, alla fine mi devo mangiare io la frittata perché mi hanno preso il mio pollo, che era l'unica cosa buona che ho fatto. Non è giusto. Avevo fatto il pollo. Grazie. Wow. Vabbè. Non potevi fare ancora, c'era lì il pollo. No, perché ci vuole il tempo ora che lo fai. 5 minuti. E poi andiamo a bere. Tanto.
dammi la zampina, dammi l'altra, seduta, seduta, brava. Ti piace? Biscottino candy. Mangia un biscotto. Buono? Ti piace? Sbrodolona. È arrivato il corriere. Tre giorni. Si presentano accusi. Bigliettino. Che bello. Questo è nero. Semplice. Quello. Prova a vedere. Questo è sempre uguale e questo praticamente è la mia. Sembrava più piccola quella col bacio. Va bene, poi è troppo piccola. Ma questa come va? Così o l'incontrario? Ma questa è più grande. Non riesco a capire, ma questo è più resistente e mi copre praticamente tutto il viso. Ma questo è più grande della tua? Bello, però mi piace. È ovvio. Perché? Ma sei uguale alla mia? Più grande. Prendi. Sembra uguale. Come mascherina non sono male. A lui gli sta larga. Non ho capito, boh. È strano perché questa è quella del maschio e questa è quella del femmina. Ma mi sta giusto. E adesso dovrebbe essere così. In teoria. Però è strano che a te ti sta così larga. Boh. Comunque è molto carina. Allora, queste scontate praticamente 7 euro, se non mi sbaglio. 7 euro o 8 euro. Invece di 10 euro sono scontate sul sito. Sono cotone. Vediamo se c'è scritto. No, non c'è scritto. Comunque, questo è il. L'ho trovato tramite Instagram. Si chiama mbsk.it. Praticamente voi comprate le mascherine scontate. Poi mettete su la foto delle mascherine che avete comprato e poi loro le pubblicano sul loro Instagram. E vi arriva praticamente in queste scatoline qua, che non sono neanche male. In 3 giorni mi sono arrivati. In queste bustine.
Comunque, niente, se volete provare sul sito e vedere se vi piacciono. Io ho speso in totale con la spedizione 21 euro. Per cui in totale ho speso 21 euro. E niente, dopo vi faccio vedere ancora cosa ho comprato prima. Ce l'ho su, dopo ve lo faccio vedere. E niente, comunque per culo ero in giro a Cernobbio e per culo quando sono tornata a casa c'era il corriere fuori dal cancello, per cui per culo sono riuscita a prendere il pacco perché sennò poi me lo buttava lì così, per cui sono stata anche fortunata. Che capelli. E niente. Stasera si mangia pesce. Faremo la pasta. Ho preso questi. Le cozze. E gli anelli. Gnam gnam. Oggi si cucina. Pronto. Allora, vi faccio vedere anche queste. Praticamente ho comprato le ciabatte al supermercato. Invece di 8 euro l'ho pagate 6 euro, erano in promozione. Sono fatte così, ovviamente sono sporche perché il mio cane perde pelo e praticamente sporcate tutte. Comunque sono fatte così e li devo lavare perché... Grazie al mio cane. Sono tutte sporche le ciabatte. Comunque io queste qua le uso per casa. È un 38. In poche parole. Adesso provo a vedere se mi stanno. Allora, come diciamo che mi va. Perché io porto un 39-38, per cui secondo me è giusto, anche perché dipende dalla ciabatta. Però non sono male. Sono molto carine per casa. C'erano così o rosa. E niente, questo è stato il terzo acquisto. Cioè il secondo. Sono ricco. Comunque, ovviamente era cioè praticamente è come divertimento, no? Non è che sono ricca, volevo solo farvi un po' divertire, farvi ridere. E comunque, fatemi sapere quanti soldi sono. Voglio vedere chi indovina, tanto così per giocare, per giocare insieme e per riderci su. Non è perché sono ricca, allora ho tutti quei soldi e allora dico wow, quanti! Non per quello, cioè solo per scherzare, ridere insieme, eccetera. Però sono curiosa di sapere chi indovina quanta moneta è, cioè quanti soldi sono. Scrivetemelo sotto nei commenti qua. A prescindere da questo, che è un tipo un gioco, volevo... Vabbè, i soldi no, sono veri, però cioè, era per scherzare in poche parole. Comunque, volevo farvi vedere una cosa.
chi ha visto il vlog, chi ha visto lo shopping della Sephora che io ho fatto martedì scorso, cioè martedì in questa settimana qui, praticamente ho comprato le liner, questi qua della Sephora, eyeliner, e sembrano evidenziatori. Io vi faccio vedere, cioè guardate, guardate, quelli per le liner e guardate gli evidenziatori, cioè per farvi capire, guardate, uguali, identici, uguali, cioè cambia ovviamente, vabbè, la scritta, ma sono uguali. Cioè anche il la punta, per farvi capire, guardate. Cioè uguali, identici, non potete. Io quando l'ho visti ho detto no, vabbè, ma io mi confondo e penso che questi qua sono evidenziatori, invece no. Ah, per farvi ridere anche su questo, io mi stavo truccando, no, l'altra volta, e stavo utilizzando questi, non li stavo mettendo su. Arriva il mio ragazzo e fa: ma cosa stai usando, l'evidenziatore negli occhi? E io lo guardo e gli faccio: ma te sei scemo? E mi fa: guarda, cioè non sei normale, no? E io gli faccio vedere, no? Gli faccio: ma che questi qua sono trucchi, sono eyeliner, trucchi che si possono mettere negli occhi, non sono evidenziatori. Mi ha fatto morire dal ridere quando lui pensava che questo era un evidenziatore invece che un eyeliner, perché sono uguali, identici, cioè guardate, non ci credo, sono uguali. Tra, vabbè, questo qua grande no, perché si vede la differenza, però cioè se vedete ovviamente quello piccolino è uguale. Comunque niente, volevo farvi vedere solo questa cosa qua, perché volevo, dato che ci sono rimasta, perché ho detto wow, e allora volevo farvi vedere. Comunque, poche parole, sono buoni come evidenziatori, come liner, cioè come eyeliner sono buonissimi. L'unica cosa è che sono un po' liquidi, poco, per cui non lo so, li testerò ancora per molto, poi vi farò sapere bene. Niente, monto questo vlog perché non, già 16 minuti, 17 minuti, anche fin troppo. Io volevo farlo durare meno, ma è sempre la stessa storia, che i miei video vlog durano fino all'eternità. E niente, ci vediamo al prossimo video. Chiudo qua perché appunto è durato fin troppo e non voglio che duri ancora di più, per cui finirò questo vlog qui così. Scusate se è stata una giornata un po' così, ma io l'ho fatto per ridere, per scherzare, cioè, e robe tipo così, no? Per cui non è che abbiamo fatto chissà cosa, anche perché dovevo aspettare il corriere. Cioè, per farvi capire che se non sei a casa il corriere ti butta i pacchi in mezzo alla strada, per cui è meglio essere a casa quando ti devono arrivare i pacchi. Detto questo, parlo fin troppo, noi ci vediamo al prossimo video. Per cui la prossima volta spero che sarà un vlog dove vi mostro più cose. Speriamo. Va bene, buon sabato, buona domenica e noi ci vediamo martedì con un nuovo video prossimamente. Ma dove mi vengono queste parole? Vabbè, ciao, al prossimo video.